senza alcuna pretesa conclusiva, dico solo alcune cose. Medicina Democratica è venuta a Taranto perché lo considera una realtà, un'emergenza di carattere nazionale che può anche dare positivamente, potenzialmente alla nostra nazione delle nuove modalità per intervenire nel campo ambientale. Non siamo scesi semplicemente per fare presenza, per farci vedere, tant'è che l'interlocuzione con le realtà locali è da mesi che la stavamo facendo, quindi questa iniziativa era un primo punto un attimino più allargato di contatto con le popolazioni, speravamo magari con un po' di lavoratori, perché appunto questo è uno degli aspetti che ci caratterizza come tipologia di intervento. Il nostro obiettivo era quello di venire per capire la situazione meglio, che non si può capire dai libri, dagli studi, ma bisogna partecipare e confrontarsi con i soggetti dell'esperienza e quindi capire in quale modo poi qual è il modo migliore per sostenervi con azioni ovviamente di carattere non violente, che però non significano deboli, ma la forza è anche nella non violenza, occorre trovare quel mix di iniziative che possono concretamente sostenervi, migliorare le vostre capacità di difesa. Dicevo che la nostra peculiarità è sempre stata quella di vedere nei lavoratori il soggetto principale, o comunque quello più titolato, più pronto tendenzialmente, se culturalmente adatto a fare un'iniziativa che oltre a liberare sé come classe libera, migliora anche le condizioni più complessive della società, partendo anche dal presupposto che ricordava sempre Luigi Mara, che nessun lavoratore può pensare di avere un posto di lavoro certo se questo posto di lavoro è un posto che è inquinante ed è insicuro per se stesso. Prima o poi quel posto di lavoro necessariamente per un motivo o per l'altro sparirà, e quindi è capire che ha un suo interesse non accettare una situazione quel genere, ma lottare per il suo miglioramento, e se ce la fa con i mezzi idonei migliora anche tutta la società. Sempre Luigi diceva che appunto occorre aiutare, dico le sue parole, il processo di appropriazione da parte della classe delle masse degli strumenti di conoscenza, dei meccanismi di profitto e di sfruttamento del capitale e degli strumenti di autocontrollo e di autogestione della salute, quindi un percorso di costruzione della propria coscienza da cui viene l'iniziativa, e vedeva la necessità di realtà che riuscissero ad appoggiare tutte quelle realtà sociali che si volevano spendere in questa direzione, fossero consigli di fabbrica, consigli di zona e quant'altro. Medicina Democratica è nata su queste basi, non per comandare, mettersi alla testa di chissà che cosa, ma per riuscire a far attivare, a migliorare la consapevolezza e la capacità di intervento dei soggetti, dell'esperienza. E questo tentiamo di fare ancora oggi, non l'abbiamo detto, ma Medicina Democratica c'è dal 1976, quindi non è da ieri, ovviamente i tempi cambiano, non siamo tanti come allora, ma teniamo ben dritta la prua in questa direzione. Per cui una sicuramente delle cose, degli aspetti che faremo è quella di essere disponibile a ogni sostegno di tipo tecnico, culturale, eventualmente anche con attività formative, se riterrete opportuno, necessario un'iniziativa di questo genere, ma soprattutto cercheremo di essere, di mettersi a disposizione per favorire l'incontro tra i lavoratori e i cittadini, perché oggi c'è una separazione che sta diventando, è divenuta una divisione su un tema come quello del lavoro ambiente, che invece dovrebbe essere un intreccio in cui dovrebbe garantire o comunque andare verso un'alleanza per questi soggetti e non una divisione nelle direzioni, quindi addirittura in alcuni casi letteralmente opposte. Quindi a queste situazioni di divisione di questo genere si dovrebbe cercare di rispondere tramite la ricerca di un'unificazione, o meno una condivisione di alcuni elementi di base che possono essere mettere d'accordo, diciamo così, tutti. Non c'è bisogno di essere d'accordo su tutto, magari su alcune cose
fondamentale, come ovviamente un modo per migliorare le condizioni di politica all'interno della fabbrica e al di fuori è sicuramente questa. Alla critica di cui accennavo prima quando parlavo del metodo diciamo così, del gruppo di prevenzione di igiene ambientale, appunto non la riteniamo ancora attuale, da attualizzare, nel senso ovviamente a tenere conto di quelle che sono le modifiche della società e del mondo, ma i punti nodali rimangono questi: quello dell'analisi delle fasi produttive, degli impatti ambientali, la non delega, la messa in campo della soggettività dei soggetti, e solo da questi elementi si può creare una vertenzialità per porsi degli obiettivi che abbiano un fondamento e quindi poi trovare i mezzi per raggiungere. Questo è il contributo che sicuramente pensiamo di poter dare anche a questa realtà. La critica rispetto a come stanno andando le cose la condividiamo, più che soglie che non rappresentano ovviamente situazioni di tranquillità, di innocuità dell'esposizione, ma anche lo stesso termine di ambientalizzazione che viene usato per interventi tardivi, parziali, spesso contraddittori, come la copertura del carbonile, sono sempre degli oggetti della nostra critica e ovviamente continueranno a esserlo, perché sono semplicemente delle pezze rispetto a delle situazioni che non sono sostenibili, sono i processi produttivi che devono essere letteralmente ribaltati, e dove non si può ribaltare devono semplicemente cessare. In un'ottica, dicevo prima, di economia circolare, anche processi produttivi che si basano sull'estrazione limitata di materie dal pianeta devono andare in tempi brevi a esaurirsi, a cessare, perché non sono semplicemente compatibili non solo con la vita Taranto ma con la vita di tutto il pianeta. Sugli aspetti sanitari, che tanta parte ovviamente necessariamente hanno avuto centro in questa iniziativa, ovviamente dobbiamo ringraziare anche i tecnici, in particolare gli epidemiologi, come in questo caso il presidente Biggeri, del contributo che danno contro, o comunque a livello scientifico inattaccabile, contro chi invece è pagato, prezzolato dalle difese, cerca di dire che l'acqua è vino, o che il vino è l'acqua, come spesso succede. In questo periodo si è aperto un contenzioso con la SIML, con la Società Italiana dei Medici del Lavoro, che hanno contestato la nostra contestazione a un loro studio, un opposition paper sull'esposizione all'amianto, molto ambiguo, in cui dicono praticamente, detto in termini terra, sì, l'amianto non fa male, ma non è detto che si può riuscire sempre a individuare che davvero una persona singola, come chiedono i magistrati nei giudizi, essendo stata esposta e si è ammalata per quello. Tutta una serie di considerazioni pseudoscientifiche fatte da anche alcuni soggetti che hanno anche conflitti di interessi, nel senso che sono stati letteralmente dei periti dalle parti delle difese, dei padroni della terra. Quindi noi abbiamo contestato questo studio di prima battuta, e stiamo poi facendo una cosa molto più articolata a livello scientifico per andare alla base delle loro affermazioni e rovesciarle. Ovviamente loro si sono alquanto, come dire, offese, ci hanno dato degli ideologi, dei capziosi nei loro confronti, però abbiamo sentito qui il medico competente non è il sistema su cui si può basare un'iniziativa operaria, cioè che al di là del fatto che sia pagato dal padrone è comunque una forma di delega. Anche iniziative di sorveglianza sanitaria, come sono sicuramente necessarie e utili comunque anche per rafforzare ogni altra iniziativa nel caso del vostro territorio, devono avere sempre i soggetti di esperienza propositivi, che siano in grado, così come gli operai della Montagna di Castellanza, per dire, erano loro che organizzavano la propria sorveglianza sanitaria, non la delegavano
al medico di farli, almeno che queste iniziative siano partecipate un po' come è stato accennato con la storia di Manfredonia. Tenendo anche conto di una cosa, che nel nostro medicina democratica si caratterizza anche per un aspetto. Nel 76 è nata, nel 78 c'è stata la riforma sanitaria, è il risultato anche di quelle lotte. Il modello è quello universalistico, nel senso di una sanità per tutti, a prescindere dallo stato sociale, dal reddito e cose di questo genere, con prestazioni complete, diciamo così, tanto per dire, che vuol dire anche che è il servizio pubblico al servizio della popolazione e non la popolazione che deve fare la cavia e poi magari ringraziare pure se vengono sottoposti ad esame per fare quattro numeri che poi dopo il sindaco non li capisce, poi l'ASL interpreta in un modo si fa. Però sicuramente un aspetto è quello che il servizio sanitario nazionale pubblico deve essere salvaguardato, deve essere difeso, perché se cadesse si cadrebbe letteralmente dalla padella alla brace, e questo purtroppo è la tendenza in particolare con la sanità integrativa, a partire anche da alcuni contratti lavorativi in cui c'è questa tendenza a uscire dal fede sanitario e a pagarsi la propria sanità, che non è una cosa diversa ovviamente da salute, e distruggere quello che invece è un patrimonio pubblico verso anche la sanità privata. Per cui dentro questa cosa, anche se non sembra, ci sono anche queste tipologie di interventi e di lavoro. Direi che appunto l'Iniziativa Democratica, con questa iniziativa, come dicevo all'inizio, si mette in gioco nella vostra realtà. Ovviamente stiamo cercando anche di costruire un gruppo diretto, diciamo, dei nostri soci, in maniera tale da facilitare poi i contatti futuri e poter più agevolmente colloquiare con voi, per portare con voi iniziative e quant'altro. Ripeto, siamo qui, se riusciamo a aiutarvi anche a parlare tra la realtà che magari ha anche difficoltà a parlarvi in qualche occasione per situazioni, discussioni precedenti, magari lo possiamo anche fare da punto, diciamo così, di intermediazione o comunque di mantenimento di una rete, che è uno dei, ovviamente, delle necessità per poter essere più incisive nelle lotte. Questa è la prima iniziativa, i contatti sono fatti, diciamo, oramai si tratta di colloquiare, poi vedere quanto possiamo contribuire, in particolare con le peculiarità che abbiamo cercato di illustrarvi, e quindi di dare un contributo ben specifico alle vostre opere. Vi ringraziamo per la partecipazione, ovviamente ci teniamo sicuramente in contatto, ci sono anche ovviamente internet, ci permette anche di ognuno di scambiarci agevolmente le iniziative o comunque le considerazioni, ma abbiamo il nostro sito, voi avete sicuramente anche i vostri, usiamo anche questi per facilitare il confronto e renderlo continuativo. Grazie a tutti.